Il teatro sacro europeo in chiave giullaresca, le clownerie giapponesi, trasformazioni fantastiche, artigianato, musica folk e poi gli omaggi a Fabrizio De André, Gabriella Ferri, Jesus Christ Superstar. Tutto questo a Mercanzia 2019, La Santa Allegria, il festival internazionale di teatro e di spettacoli di strada in corso fino al 14 luglio a Certaldo. Sì, è sempre una bella occasione quella di venire a Certaldo, ancora di più sicuramente nelle serate di Mercanzia. Arriva alla 32esima edizione, un festival che si sa rinnovare sempre, che quindi porta con sé la tradizione di quello che è, ma innova e rinnova costantemente, è formazione, è spettacolo, è tante tipologie di arte e di teatro, tant'è che lascia anche un po' il concetto del teatro di strada in quanto tale, ma va verso il quarto teatro, un'altra dimensione di spettacolo, un unico grande palcoscenico, ma con 80 compagnie, con quasi 100 spettacoli, comprese le repliche per sera. Quindi tante occasioni di divertimento e un modo anche per lasciare la nostra vita quotidiana, almeno per una sera, i nostri problemi e calarsi nella magia del divertimento, nella spensieratezza che solo Mercanzia sa dare in questo connubio fra spettacolo e borgo medievale che davvero solo Certaldo e Mercanzia sanno dare. È un festival per le famiglie, è un festival per i tantissimi giovani che arrivano, è un festival per le persone più adulte, è un festival davvero a 360 gradi con tantissime occasioni e con tantissime risposte ai più svariati gusti. Uno prende il programma e dalla musica al teatro più da palco, alla giocoleria, a tantissime tipologie davvero di spettacolo può donarsi a qualsiasi interesse, a qualsiasi gusto, e quindi è davvero un festival per tutti. Tutti, e questo è dimostrato anche dalle tante famiglie che ci sono, oltre che da tantissimi gruppi di giovani che sanno divertirsi dietro, per esempio, le band.